Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Iris e oggi vi porto un nuovo video dove faremo assieme l'albero di Natale. Oggi è domenica 3 dicembre, un po' presto rispetto alla data, diciamo, in cui per tradizione, insomma, si fa l'albero, ovvero l'8 dicembre, però visto che appunto questo pomeriggio non abbiamo nulla di particolare da fare, ci siamo tirati avanti. E quindi lo facciamo oggi pomeriggio. E come l'anno scorso vi cerco di portare con me appunto in questo pomeriggio dove appunto facciamo l'albero. Ovviamente a fine video vi farò vedere com'è venuto tutto quanto, come già quelli che mi seguono appunto dall'anno scorso. Come sapete, noi decoriamo il soggiorno, che sarebbe il piano principale, e di sotto la taverna, non tantissimo, già vi avviso e vi premetto questa cosa, però insomma con qualcosina sicuro. E niente, direi di passare subito alle clip di appunto dove lo facciamo, eccetera. Allora, questo è l'albero ancora spoglio, infatti ora andremo a sistemarlo tutto quanto. E lo faremo diverso dall'anno scorso, quindi non faremo palline rosse e oro, come appunto vi avevo fatto vedere l'anno scorso, ma metteremo altre decorazioni. Questo è il presepe, molto molto semplice, ma con tutte le statue grandi e le principali e basta. E dietro abbiamo messo tutto questo striscione di colore blu. Allora, questo è il mio salotto e ora vi farò vedere tutte le decorazioni che abbiamo messo appunto in salotto. Allora, incominciamo da questa pianta che l'abbiamo decorata così tutto di rosso con il gufetto natalizio. Qua abbiamo questa decorazione di Babbo Natale con la neve che vola e che fa questa canzoncina appunto. Dopodiché passiamo all'albero stesso, che è così. Quest'anno abbiamo cambiato appunto decorazioni, abbiamo messo gli alberelli rossi e oro e tutti i gufetti e altre varie piccole decorazioni, insomma. Infine qua queste due altre decorazioni molto molto carine. Poi attaccata alla porta abbiamo messo questa decorazione qui, molto molto semplice. Mentre giù in taverna abbiamo messo queste piccole decorazioni qua, nel mobiletto dove sopra c'è la TV. Nella prima finestra abbiamo messo queste due piccole decorazioni, un portacandele e questa piccola slitta. Mentre nella seconda finestra abbiamo messo questo piccolo presepe in legno, molto molto carino. Ok. Queste diciamo che sono le varie decorazioni. Ora qui vi metterò l'albero completo con anche alcuni dei regali che abbiamo ricevuto. Ripeto, ovviamente non sono tutti, anche perché magari alcuni li abbiamo ricevuti direttamente il giorno di Natale, ovviamente non li abbiamo messi sotto l'albero, ma li abbiamo aperti subito, ecco. E invece altri magari sono appunto arrivati successivamente. E questo. Ok, allora, visto che esattamente un paio di giorni dopo di aver fatto l'albero sono andata anche a farmi le unghie per Natale, vi volevo far vedere come sono venute. Devo dire che intanto sono andata in un salone nuovo, quindi non avevo idea di come venissero e devo dire che sono molto molto carine, ovvero a me piacciono veramente tanto, sono molto semplici, però secondo me sono veramente belle. Spero che si vedano bene. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono. A me veramente veramente tanto. Non avevo così tante aspettative, ecco.
e invece sono sorpresa. Quindi super buono. Inoltre vi volevo dire che volevo unire questo video dell'albero a un video che ho registrato a parte, ovvero che il 26 dicembre, il giorno successivo appunto al Natale, io e la mia famiglia siamo andati in giornata sul lago, più preciso a Bardolino e sul comune di Lazise, e ho registrato, ho fatto un mini vlog diciamo della giornata, dei mercatini eccetera, e però non volevo fare due video separati visto che comunque venivano di pochi minuti sia uno che l'altro, quindi li ho uniti. E quindi qui di seguito vi lascerò appunto tutte le clip che ho registrato della giornata sul lago. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Iris e oggi vi porto un nuovo vlog. Come potete vedere non sono sempre nella stessa location, ma mi trovo in macchina. Questo perché oggi è il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, e sto andando assieme alla mia famiglia sul lago di Garda per trascorrere appunto questa giornata, mezza giornata assieme, e spero di riuscire a registrare il più possibile così da portarvi con me appunto in questa giornata. Comunque abbiamo appena parcheggiato, siamo scesi, adesso stiamo andando a piedi verso il centro e appena arrivati insomma vi farò vedere come sarà, ecco. In teoria ci sono tutti i mercatini di Natale, quindi molto molto carino dovrebbe essere. La conclusione di questo video, spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Ciao!